Sarebbe illecito se lei avesse finanziato Rutelli da quando è andato all'API. Questo ce l'hai? Sì. Lei lo dice. No, non è d'accordo? Ha Ho cambiato detto parte. lei lo dice. Sarebbe illecito, è illecito. Ma non è cattolico lei, eh? Tu l'hai detto. Vai. Vai è così. Ma certo. È così. Se tu hai raccolto 100 lire per strada e non le hai date al carabiniere perché qualcuno possa venire a richiedere, te le tieni in tasca. Poi ti metti pure a sindacare pubblicamente a dire che è giusto restituire i soldi che trovi per terra e che non sono tuoi? Ti stai zitto, no? Chiaro. E invece lui non sta zitto. Perché non sta zitto? Perché? Perché questa partita è molto più grande, Luca. Questa partita fa saltare al centro-sinistra. Questa partita fa saltare il centro-sinistra, dice esattamente l'ex tesoriere della Margherita nell'audio intercettato da Servizio Pubblico di Michele Santoro. Perché Luigi Lusi dice così? Perché gli euro trovati per terra sono stati rubati? No, visto che sono i soldi dei rimborsi elettorali legittimamente incassati dal suo partito. E allora? Allora il sospetto è che Lusi voglia lanciare un messaggio. Non sono un mariuolo, ma l'ingranaggio di un sistema che a questo punto deve seriamente preoccuparsi a sentire la sua campana. Ma Lusi parla nel giorno in cui la Procura di Roma ha disposto con procedimento d'urgenza il sequestro di altri 5 appartamenti a lui intestati, scoperti in provincia dell'Aquila e di una villa vicino Roma data in usufrutto ad una sua nipote. Beni che vanno ad aggiungersi agli altri 2 appartamenti a Roma, l'altro in Canada, intestato alla moglie. Lusi, nonostante le dichiarazioni di facciata, non ha mai collaborato con la Procura. Dalle carte in mano ai magistrati sembrerebbe che il mariuolo ha preso tutto per sé, usando tra l'altro tutta una serie di artifici proprio per evitare che le sue sottrazioni venissero scoperte. Per esempio, tutti i bonifici sono inferiori alla cifra di 12.500 euro che comporterebbe la tracciabilità. Ne fa anche 3, 4, uno dopo l'altro nello stesso giorno, sempre genericamente intestati a Vari. Altro stratagemma per non far risultare sull'estratto conto i destinatari. Per riuscire a scoprirli, i magistrati della Procura hanno dovuto fare il percorso inverso andando a ritrovare gli assegni per vedere l'intestazione, scoprendo che spesso erano intestati alla TTT, la società di Lusi. Sotterfugi che sono bastati per appropriarsi di quasi 13 milioni di euro. Possibile che nessuno si sia accorto di nulla? Possibile che il segretario del partito della Margherita, Francesco Rutelli, non abbia avuto alcun sentore dell'attività scorretta di Lusi? Il dubbio rimane anche se dalle verifiche sui conti della Margherita è emerso chiaramente che il tesoriere faceva bene il suo lavoro. I conti sono rimasti sempre ampiamente in attivo. Al 31 dicembre, nonostante le sottrazioni di Lusi, in banca sul conto della Margherita c'erano ancora 15 milioni di euro. Lusi No, oggi non è dice che se d'accordo. parla salta il centro-sinistra. Sarebbe Un tentativo di depistaggio? Lusi è invece. così abile di accorgersi che qualcuno lo sta registrando di nascosto e quindi ne Tu l'hai approfitta per detto. spedire messaggi in Ma. codice? Una cosa è sicura: dal 2006 la Margherita ha preso come rimborsi per le spese elettorali circa 80 milioni di euro, di questi 22 se li è presi Lusi. Sul conto del partito ce ne sono ancora 15, gli altri poco meno di 40 milioni euro più euro meno, che fine hanno fatto? Tutti spesi per campagne elettorali e spese di partito che non Il esiste paese ha più? bisogno di Per unità, Lusi non è così. le divisioni non vengono.